Ma quale redditometro, sottolinea il vice ministro Leo, che chiarisce una volta e per tutte che la priorità del governo resta la scoperta dei grandi evasori, di chi non presenta la dichiarazione dei redditi e allo stesso tempo ha come automobile un SUV, di chi ha contribuito ai 15 miliardi di truffe scoperte dalla Guardia di Finanza intorno all'ecobonus per i lavori immobiliari e di chi fa parte in maniera organica della criminalità organizzata e anche di chi è un semplice cattivo cittadino.